Eccoci qua, andiamo anche su YouTube ed eccoci qua, ho visto che qualcuno sta già arrivando. Argomento della serata sarà il cane della transumanza e quindi un po' partiremo dal parlare di cos'è la transumanza, perché richiede l'ausilio dei cani, come si va a innestare in un territorio culturale più vasto. Ciao Dario, salutaci. Vi ho già salutato, quindi sono in trasferta perché alcuni di voi che mi seguono su Facebook hanno visto ieri ho fatto un viaggio, cioè ho fatto una piccola diretta in cui poi mi ha scritto che non si sentiva tanto bene, in cui appunto spiegavo che sarei andato in quel di Latina, o meglio, Vecchia Littoria, ma era già un paese vicino, la vecchia, cioè, a Norma. Veramente bellissimo borgo a consegnare dei cani a dei ragazzi che appunto avevano pecore da corna, che avevano dei problemi con il randagismo, non con il lupo. E quindi insomma avevo detto che avevo anticipato un attimino il testo, o meglio l'argomento della serata. Quindi, ed è un argomento, come vedi, un po' particolare, non totalmente cinofilo all'apparenza, in realtà in qualche maniera contiene il nocciolo. Il nocciolo è il cuore, è l'essenza, no? Il cuore di drago è l'essenza di questo nostro cane bianco, che in qualche maniera vede assolutamente radicato nella notte dei tempi, anche nella storia della penisola italiana, il suo essere così com'è. È una razza non artificiale, o meglio, lo è, ma non nell'accezione moderna del termine, quindi non è stata creata negli ultimi 10, 20, 100 anni. È una razza assolutamente ancestrale che ha le sue radici ferme nel terreno di un'Italia che si è sviluppata decisamente secoli prima dell'anno zero. E quindi affronteremo, diciamo, questo argomento e spero di essere interessante nell'illustrare il perché il nostro cane è così e lo deve appunto ad un meccanismo di selezione dato dalla transumanza che i nostri avi hanno compiuto. Poi vedremo appunto se è verticale o orizzontale, quindi ci addentreremo in questo fantastico e complesso ambito dalla notte dei tempi fino ai giorni nostri. Dario, ti Ho visto sei Sergio. bloccato? Ah, eccoti. Ti sei bloccato? Niente, ti eri bloccato un attimo. Niente, niente, niente di grave. Stavi finendo di dire? Ah, e quindi Vedremo. no, e quindi no, no, non so dove mi sono bloccato, insomma, che vedremo, No, le ultime cercheremo di parole. affrontare. Ah, no, appunto, fino ai nostri giorni, appunto, vedremo appunto questo, cercheremo di capire perché il cane è diventato così, o meglio, perché si è generazione ha rivelato quello che è fino ai nostri giorni. Quindi non stiamo parlando di Jurassic Park, ma sicuramente molto simile ai suoi antenati. Ecco, quindi non è un dinosauro, ma in qualche maniera è figlio di una cultura antica ed ancestrale di cui dobbiamo essere assolutamente orgogliosi. Abbiamo parlato di pastore Manimaro Abruzzese, questa, se non sbaglio, è già la terza puntata di questo format in diretta della Maremmano TV. Quindi di pastore Maremmano Abruzzese l'abbiamo introdotto, l'abbiamo raccontato. Sulla serata di stasera, Dario, ci vai a raccontare un po' com'è la transumanza, cos'è la transumanza, cerni storici, come funziona, Guarda gli Davide, stazzi? io lo faccio sicuramente, ma tu mi devi fare un favore. Mi dica. Mi devi lanciare la mia amatissima sigla. Ah, bravo, che sennò ci dimentichiamo sempre. Perché abbiamo anche la sigla, non la mandiamo mai, ma ce l'abbiamo. Allora, pronti con la meravigliosa sigla? Adesso devo mandare quella giusta. Eccola. Ok, ora siamo pronti a iniziare la serata. Io vi ricordo che siamo in diretta sia su YouTube che su Facebook.
e quindi potete usare o i commenti di Facebook o la chat proprio di YouTube per poter farci delle domande, per intervenire, fare delle considerazioni. Poi nel corso della serata andremo a leggerle. Intanto ho visto che c'è Sergio Mustica, il nostro micologo di quartiere della Trafola Academy, un altro progetto che abbiamo anche con Dario, con Luigi Di Baco, Sebi Costantino, tra l'altro Luigi Di Baco anche lui è abruzzese, non è pastore ma è abruzzese, ciao Sebi. Claudio Sabrina Cocchetti, un saluto da Cremona. Giosuè Feliciotti, ciao a tutti che siete qua con noi. Allora Dario, ti stavo chiedendo, per iniziare a introdurre l'argomento della serata, se volevi dirci cos'è la transumanza, come funziona, cenni storici, se è differente tra il nord Italia e il sud Italia, ci sono tradizioni particolari legate a queste, quindi poi la funzione che di volta in volta va a assumere il cane, che immagino sia una funzione differente a seconda di come dei momenti, di come si svolge il tutto, magari no. Raccontaci un po' tu. Assolutamente, assolutamente. Allora, la transumanza è ovviamente per transumanza si definisce il movimento di greggi di animali, quindi animali domesticati, specialmente gli ovini, ma non solo, cioè tra due aree geografiche differenti, poste anche ad altitudini differenti, in maniera da sfruttare al meglio la stagionalità e il clima delle varie regioni orografiche appunto del paese, affinché appunto gli animali, specialmente le pecore, possano nutrirsi non di foraggio in stalla, ma principalmente non di foraggio in stalla, ma semplicemente di quello che la natura offre, quindi pascolando. Quindi questo spostamento che normalmente avveniva anche nell'uomo, cioè non è ipotizzabile che questi movimenti tra l'alto della montagna e la pianura, e quindi verso il mare, i pascoli del mare, veniva in passato, nella notte dei tempi, compiuto anche in qualche maniera dagli animali selvatici, che quindi l'uomo abbia iniziato questa peregrinazione e nomadismo, inseguendo da cacciatore appunto gli animali che si spostavano dai pascoli montagnosi, quindi non dico alpini perché gli Alpi sono una regione geografica particolare, fino magari alle pianure oppure fino in riva al mare d'inverno, quando poi l'uomo ha iniziato a domesticare gli animali, quindi anche le pecore stesse, è diventato lui stesso il deus ex machina della situazione, quindi ha deciso lui di proseguire questa alternanza stagionale da regioni geografiche diverse assieme agli animali che in qualche maniera custodiva. Quindi questa è la transumanza, no? La transumanza è il movimento delle di che distanze città. Stiamo parlando, Dario? Allora, anche là, viene distanze, dipende sempre dal tipo di transumanza, quindi c'è una transumanza verticale e una transumanza orizzontale. La transumanza meno nota, o meno, non è quella propria di questo cane, è la transumanza verticale, che appunto è tipica delle regioni alpine, che in qualche maniera hanno presenti dei pascoli innevati d'inverno, e che fondamentalmente si riduce, però abbastanza abbondanti per via delle precipitazioni, che si riduce in termini di distanze a semplicemente dei passaggi altimetrici, quindi parliamo di 20-30 km, ma anche molto meno, quindi praticamente greggi che per i 3 mesi estivi stazionano ad altezze elevate, quindi lungo sui pascoli alpini, che poi scendono a valle e che in qualche maniera vengono mantenute anche grazie alla fienagione che veniva fatta, quindi anche a foraggio in stalla. Mentre invece nelle zone appunto della penisola più meridionale, di dove appunto come in Abruzzo le montagne sono caratterizzate da precipitazioni nevose abbondanti e le pianure, quindi in cui d'inverno fondamentalmente non sono accessibili, ma che riescono a conservare l'umidità della neve e proporre un bel pascolamento, una bella crescita erbosa negli altipiani di circa tra 400-700 metri di altezza nei valloni abruzzesi d'estate, e pianure aride lungo appunto il meridione
Tavoliere di Puglia oppure lungo l'Adriatico, lungo il Tirreno romano, appunto, queste appunto zone venivano sono spesso anche non troppo bene perché le cose, le nozioni in atto sono tante, quindi questa alternanza anche di aree geografiche, quindi portava a fare anche 200-300 km a piedi, quindi dagli altipiani abruzzesi fino a zone molto molto lontane, tipo fino al Salento addirittura, molto più frequenti nelle maremme laziali, quindi anche nell'agro romano oppure comunque nelle zone dell'Adriatico, quindi magari più brevi, ma insomma le distanze erano molto molto lunghe. Questa è la pastorizia, la transumanza orizzontale, che è quella che poi ha dato il nerbo, dato l'origine al cane tipico del centro e sud Italia, che è il maremmano abruzzese, che non è un cane anche conduttore, ma semplicemente un cane guardiano che guardava, oltre ovviamente ai bipedi, in una penisola in passato molto meno popolata dall'uomo e molto più popolata da animali selvatici, da lupi, guardava e sorvegliava in maniera veramente importante quella che era la fonte di sostentamento, quindi le greggi che per in migliaia e milioni si alternavano territorialmente dall'Alto Abruzzo fino al Molise, fino alle pianure del Lazio o della Campania o della Puglia. Ok, intanto vedo che su YouTube salutiamo anche gli utenti, Arianna Galasso, Gianluca Maioli, sono un sacco. Dario, non ti sento, aspetta, è successo qualcosa? No, non sto parlando. Dario? Sì. Stavi parlando? Scusate, perché c'è un po' di delay, stavo vedendo la chat di YouTube che c'è un pochino di delay e stavo dicendo che anche su YouTube vedo che ci sono un po' di tartufai che stanno seguendo, Arianna Galasso, Gianluca Maioli, saluto, ciao Mimmo Colaci, ho visto che hai fatto una domanda, ho visto che ci sono un po' di domande, poi ci salutano invece da Reggio Emilia, Valpolicella, comunque fate pure tutte le domande, se non rispondiamo immediatamente non è perché non le ho lette, ma perché solitamente dedichiamo, prima introduciamo l'argomento e poi dedichiamo un po' la seconda parte dell'appuntamento a rispondere un po' a tutti gli interventi che arrivano in chat, quindi iniziate a farli così da poter avere poi uno storico che vado a riprendere a cui rispondere, quindi eccoci qua. Allora Dario, questa è un po' la cos'è la transumanza per i non addetti ai lavori, ora il ruolo del cane nelle diverse fasi, immagino che ci sia proprio la fase dello spostamento e poi delle fasi in cui invece di stazionamento o delle tappe, non so se si fanno delle tappe durante la transumanza, se è un unico viaggio. Allora ti rispondo velocemente, poi però argomento. Allora sì, ovviamente si fanno le tappe perché dipende appunto dalla distanza. Tieni presente che oggi la transumanza per lo più, se non in alcuni casi in cui si vuol fare un revival di quello che succedeva ai tempi nei grandi tratturi, fondamentalmente si compie con mezzi meccanici, mezzi non meccanici, con camion, quindi con mezzi a motore. Questo rende tutto molto più semplice, molto più moderno, limita lo stress dei giorni di viaggio, potrebbero essere anche settimane più settimane a piedi veniva fatto praticamente, quindi ovviamente gli animali erano molto più con, come dire, i fianchi scoperti per quanto riguarda appunto furti, abbigiato, attacchi di predatori. Ora viene fatto specialmente le femmine gravide, possiamo ipotizzare che in qualche maniera potessero patire particolarmente lo stress di questo spostamento, anche se graduale. Quindi erano ovviamente, magari possiamo approfondire un'altra situazione, vi era proprio un complesso codice lungo lo spostamento e le greggi, vi era un complesso codice di leggi che gestiva il tutto. Possiamo ipotizzare che ad esempio il più complesso sistema di leggi era stato in qualche maniera creato dagli aragonesi, che nella seconda metà del XV secolo in qualche maniera governarono con 5-6 re il regno delle Sue Sicilie di Napoli, e quindi loro
istituirono un complessissimo sistema di codici che governavano appunto la pastorizia, e oggi, ai giorni d'oggi, il codice stradale è fortemente ancora influenzato da quelle che erano le leggi per appunto il pascolamento su strade pubbliche e su pascoli pubblici delle greggi. Cioè, se noi leggiamo il codice della strada, ci sono determinate, come dire, postille che danno veramente il senso, ancora lo ricordo, mi ricordo che erano molto divertenti perché si parlava dei guardiani che dovevano essere in due sopra i 50 capi, che bisognava avere la luce a olio puntata per evitare episodi di brigantaggio o altre situazioni, che tendenzialmente mi ero studiato un po' anni scorsi, avevo fatto una collezione di libri e di testi, perché era veramente una cosa che mi appassionava. Però parliamo di trattati che vanno da appunto dalla De Rustica, oppure altri trattati che vanno che testimoniano dal terzo secolo a.C. fino ad oggi, dei codici e delle regole per la transumanza. Dipende ovviamente, parliamo di un'epoca ampissima, no? Nel senso che parliamo di migliaia di anni, migliaia di codici, migliaia di regole, cioè centinaia di re cambiati, e quindi ovviamente questo ci fa capire quanto fosse importante il cane stesso e l'economia pastorale, quindi da un punto di vista sociale, culturale, economico, di codici, legale, nell'economia della penisola stessa. Quindi la pastorizia, cioè, intanto l'uomo, ovviamente, come sappiamo, da cacciatore è diventato nomade, nomade poi pastore, pastore e poi solo successivamente agricoltore. Quindi c'è sempre stato comunque sia un'alternanza di ruoli economici dell'uomo all'interno della penisola, e la parte preponderante in alcune zone della penisola, a livello di appunto economia, era basata sulla pastorizia. Quindi era tutto un sistema di, cioè parliamo di migliaia, di milioni di capi, parliamo di milioni di capi. Milioni di capi che in qualche maniera avevano un indotto, come si direbbe oggi, sull'economia del Mezzogiorno, ad esempio. Il cane era assolutamente parte integrante di questo, e come dire, noi ora adoriamo i nostri cani e ne percepiamo ovviamente il valore aggiunto come compagni di vita. Quello che in questo video vorrei far capire è come in realtà questa razza sia stata in qualche maniera, si sia forgiata in simbiosi con l'uomo. Noi con Davide appunto ci occupiamo di tartufo anche, e assieme agli amici appunto della Truffola Academy parliamo sempre di simbiosi tra fungo, ipogeo e pianta. In questo caso il cane è diventato simbionte rispetto all'uomo, semplicemente perché l'uomo si è reso conto che il cane riusciva a fare, con le sue capacità, riusciva a compiere in qualche maniera, avere la capacità che l'uomo non aveva, e quindi riusciva a compiere come dire, delle azioni che l'uomo non sarebbe stato in grado di fare per i suoi superpoteri, mettiamolo così, e l'uomo agli occhi del cane riusciva in qualche maniera a fornirgli il cibo, fornirgli in qualche maniera una protezione che il cane in qualche maniera riconosceva. E quindi si era creato questo indissolubile legame tra uomo e pastore, che ha portato in qualche maniera alla creazione di un legame particolare e indissolubile. Cane pastore marmellano abruzzese è un cane guardiano, quindi non è come un cane, non deve essere un cane totalmente devoto al padrone, quindi socialmente dipendente, non aspetta in qualche maniera gli ordini del padrone, ma è più che altro un sistema di un, una relazione abbastanza quasi paritaria, in cui il cane deve agire in indipendenza e in autonomia, e questo fa essere un cane assolutamente unico, particolare, con cui confrontarsi comprendendone la funzione e la sua natura. Ho parlato un po' troppo. No, no, figurati, è molto interessante. No, Mi prima avevi appassiona, mi parlato anche di appassiona. abitudini. Beh, siamo qua apposta. No, basta parlare, stiamo qua in silenzio per mezz'oretta. Se non parli, cosa siamo qua a fare? Siamo qui apposta tutti a Ma no, è pendere dalle bello. tue labbra, dottor Dario Capogrosso. No, No, è prima ti stavo bello. dicendo, È prima hai bello. parlato. Vedi che continui a parlare, però. Cosa stavi dicendo? No, semplicemente sono tutte nozioni che ho in testa,
ed è bello perché non le, come dire, non le, intanto non mi parlo da solo e poi normalmente non le racconto, quindi in qualche maniera sono abbastanza emozionato perché le sto ricordando e mi piace perché 15 anni fa ero assolutamente folle rispetto a questi argomenti, ero presissimo e quindi pensavo di averli dimenticati, in realtà poi come dire, il discorso li fa affiorare ed è quindi bello. C'è una certa Virginia Piuzzi che porta i suoi saluti. Carissima Virginia, ciao Virginia. Insieme a Gianluca Ciani, Felix Legionarius, Michele Brina, Arianna Fiorenzato. Allora, stavo dicendo, prima hai parlato di abigeato. Un pochino hai raccontato di come funziona la guardiania rispetto ai predatori e della funzione che ha il mare in mano. Rispetto all'abigeato, il maremmano abruzzese, come si va a disporre Certo. storicamente? Come un'allerta, come una vera e propria guardia, una. No, il cane è cambiato tanto, nel senso che storicamente, anche leggendo i vari testi, il cane in qualche maniera, il maremmano abruzzese di oggi è differente dal maremmano abruzzese di 500 anni fa, ma banalmente anche di 60-70 anni fa. Nel senso, tendenzialmente noi immaginiamo un'Italia in cui ovviamente la presenza dell'uomo era ovviamente molto, molto, molto ridotta rispetto ad oggi, l'urbanizzazione era veramente molto limitata, si viveva nei paesi, nelle campagne, la giustizia molto spesso era sommaria e quindi non c'era mai il problema che il cane da guardia, quindi non da guardiania, quindi non il cane che in qualche maniera la sua aggressività la sfogasse soltanto contro altri animali, ma l'uomo, quindi non era un problema, ma era quasi una risorsa in determinati casi. Per cui poi c'era chi in qualche maniera aveva problemi e quindi cercava geneticamente cani che non avessero paura di attaccare anche l'uomo che si sarebbe avventurato per rubare le proprie pecore ed altri che invece non ne avevano bisogno, quindi sempre dipende da dove, no? Noi parliamo di un'Italia vasta, di un territorio vasto diviso da una presenza di montagne che soltanto 200 anni fa erano difficili da superare, no? Quindi l'Appennino, tutta la dorsale appenninica divide le varie vallate, noi sappiamo benissimo che l'Italia è piena di dialetti proprio perché le montagne in qualche maniera facevano la barriera, no? Quindi non ci si muoveva con le autostrade così agevolmente come sto facendo io oggi, che in qualche maniera in 2 giorni ho tagliato la penisola. Per cui diciamo che la guardia era un qualcosa di molto particolare, però nessuno si scandalizzava se i cani mordessero, avessero morso. Ora il maremmano abruzzese in qualche maniera ha la sua popolazione, molto, posso dire, focalizzato sul fatto che è un cane che tendenzialmente non tende ad attaccare l'uomo e quindi l'abigeato in alcuni casi potrebbe in qualche maniera essere più facile ai giorni oggi. Per fortuna i furti di greggi non sono così numerosi come in passato, ecco, mettiamolo così. Però il maremmano abruzzese è un cane che ora tradizionalmente era già così, ma comunque in buona sostanza la propria aggressività la destina a proteggere il gregge nei confronti di altri animali e non nei confronti dell'uomo. Quindi l'abigeato è qualcosa che ad oggi probabilmente altre razze potrebbero gestirlo in maniera migliore, non italiane, semplicemente perché negli anni, sai, la selezione individua i caratteri nei cani che sono utili anche in quel determinato momento storico, quindi non è detto che all'interno. Mi è scomparso, ecco, è tornato. Non è detto che all'interno della popolazione maremmano abruzzese non esistano cani in grado di attaccare anche l'uomo che dovesse avvicinarsi e eventualmente per rubare le pecore quindi, oppure entrare in una proprietà, ma è molto più ridotta, quindi al momento non è una caratteristica che viene tanto ricercata, mettiamola così. Fatto sta che comunque bisogna fare accortezza nel momento in cui si trova anche per l'essere umano. Si trova una gregge difesa da un branco di maremmani. Comunque saranno anche diversi da 100 anni fa, ma un po' di attenzione bisogna prestarla per evitare incidenti. C'è Arianna Infatti, no, Fiorenzato che. Dimmi, dimmi. dico, lo scopo di questo discorso è proprio far capire il perché
la cultura della transumanza, la cultura della pastorizia orizzontale, ha prodotto nei millenni questo cane. In buona sostanza, il pastore si è reso conto che per poter portare a casa la pagnotta e quindi il gregge durante questi lunghi spostamenti, che erano sì nomadi, ma che prevedevano che le famiglie rimanessero nei luoghi di origine, dall'altro, quindi ci si muoveva inizialmente con i pastorelli, ovviamente con lo sfruttamento dei minori in qualche maniera, ma anche appunto con i cani da pastore, aveva bisogno di un cane che avesse determinate caratteristiche, proprio perché era l'unico che poteva offrirgli quello. Quindi aveva bisogno di un cane di grande mole, quindi perché un cane piccolo di mole difficilmente, no, può opporsi a dei grandi predatori. Cane di mole, un cane rustico, frugale nell'alimentazione, che doveva in qualche maniera farsi bastare un'alimentazione non esagerata in un momento in cui fondamentalmente anche per l'uomo non c'era non c'erano queste risorse di cibo esagerate, no? Quindi ovviamente non era un erbivoro, ma era un carnivoro, e quindi si poteva nutrire di proteine animali di scarto, che tendenzialmente potevano essere ossa di animali trovati o scarti alimentari dell'uomo, oppure la risorsa principale era il siero del latte, il siero del latte altamente proteico, che tra l'altro anche i bodybuilder usano. È fondamentalmente uno scarto della lavorazione del latte nelle calderole, nelle caldaie in cui si facevano appunto tradizionalmente ricotta e formaggio, e quindi il cane riusciva essenzialmente a vivere di quello in maniera agevole, sviluppando anche buone mori. Infatti lì dove c'è una pastorizia di pecore esclusivamente utilizzate per lana e per carne, cani di grande mole era difficile allevarne. Quindi fondamentalmente, siccome per proteggere un gregge adeguato, almeno 7-8 cani in muta devono esserci, insomma, hai bisogno di un... Cioè, i pastori non avevano i camion di crocchette, quindi fondamentalmente dovevi produrtelo in loco, il mangiare. E affinché i cani non scappassero per andare poi a cacciare, dovevi tenerli vicino al gregge assieme al siero e al latte, che quindi era la risorsa migliore, proprio per sopperire alla carenza di cibo e quindi in qualche maniera dare un'alimentazione di alta qualità. Quindi oltre alla mole, oltre alla rusticità e alla frugalità, c'era bisogno del lavoro in muta. Quindi era un cane che doveva sapersi sottomettere, ma che doveva anche saper sovrastare gli altri cani, quindi lavorare in muta, perché un cane solo non poteva gestire un gregge così ampio per limitatezza di mezzi. Quindi anche perché il cane da guardiania non è un cane ammazzalupo, ma è semplicemente un cane che deve fare deterrenza, deve tenere il lupo più lontano possibile, non deve inseguirlo, deve proteggere, deve vivere, deve essere a disposizione delle proprie pecore, quindi sottomesso alle proprie pecore. Altra caratteristica importante era il pelo. Quindi il nostro cane è fondamentalmente si è generato, si è evoluto non per vivere, come dire, al ghiaccio e al gelo, ma più che altro al freddo, al vento e alla pioggia, proprio perché fondamentalmente il suo mantello è fatto ed è formato su quella base, no? Proprio perché passa gli inverni sulle coste, in cui principalmente piove, e l'estate nel vento e nel freddo delle montagne, dei monti abruzzesi, oppure dell'Appennino, in buona sostanza. Quindi il pelo con tanto sottopelo ha effetto gronda. Infatti quando piove i cani fondamentalmente sono proprio al loro agio fuori, non cercano nemmeno un riparo, e se piove in maniera, in qualche maniera copiosa, si vedono sui pascoli non nascosti, ma semplicemente comodamente in piedi, con la testa e la coda bassa, che fanno grondare la pioggia, quindi in maniera molto agevole. Avrebbero la possibilità di nascondersi, ma non lo fanno, semplicemente perché non patiscono. E quindi queste sono, ed essere ovviamente un cane forte, con buone dentature, quindi queste erano le caratteristiche, indipendente e sicuro e affidabile, perché doveva assolutamente essere affidabile, perché ovviamente la risorsa principale erano le pecore, e in qualche maniera le pecore e gli agnelli dovevano essere protetti, quindi doveva essere sì lupo e forte per proteggere dalle fiere e dai lupi, ma abbastanza cane per aspettare, quindi aspettare che il pastore potesse dare la ricompensa e cibo, e quindi non prendersene l'autonomia, pur dovendo agire in autonomia. Quindi è un cane fortemente intelligente, con un'intelligenza e un'autonomia
veramente spiccate, non ha bisogno del padrone per decidere, lo fa in autonomia, però lo deve far bene. E quindi ovviamente questo miracolo della selezione a fianco dell'uomo si è formato in tempi lunghissimi, quindi parliamo ovviamente di migliaia di anni, e l'Italia e la cultura pastorale italiana ha contribuito in maniera fortissima alla creazione di questo cane, che oggi ritrova i suoi spazi non solo come cane da compagnia, ma come cane appunto da guardiania, perché il lupo è tornato a popolare le nostre montagne in maniera importante negli ultimi 10-15 anni. Ok, prima si sta dicendo che c'era Arianna Fiorenzato che ci chiedeva: c'è uno schema naturale entro il quale si muovono i cani e quindi dei ruoli precisi tra maschio e femmina? Credo all'interno della questione della transumanza. Sì, ti dirò sì, assolutamente, definirli è complesso, perché ogni gruppo è un gruppo familiare, quindi non sono robot, non hanno dei programmi, dipende sempre dalla situazione, dall'individualità dei cani, dal ruolo di branco, dal, come dire, un semplice effluvio del calore di una femmina può scompaginare totalmente gli equilibri all'interno del gruppo. Quindi no, un ruolo non c'è, c'è il capobranco, perché è veramente, anche se in qualche maniera viene sempre sempre più spesso sento non criticare, ma più che altro mettere in discussione l'idea della parola capobranco, ma in realtà è veramente così, nel senso c'è il cane dominante che non è che debba sottomettere, ma è la guida. Se si viene bene dire la guida spirituale, possiamo dire anche così, nel senso che ci sono delle usa a volte l'aggressività, a volte una finta aggressività che si chiama ritualizzazione, per mettere ordine nel branco, perché la forza in qualche maniera viene riconosciuta come importante. Quindi la leadership è data non solo la forza mentale, ma in qualche maniera anche dalla forza fisica, specialmente in situazioni in cui si rischia la vita. Le pecore rischiano, i cani stessi rischiano, anche perché ci vuole un'età adeguata per andare, tra virgolette, in avanscoperta a proteggere le gregge. Quindi tutto questo era fatto in maniera ovviamente oculata, naturale, e la selezione si è basata in qualche maniera anno dopo anno su piccoli particolari, e si è migliorato generazione in generazione in anni in cui la genetica, il miglioramento genetico, le leggi mendeliane non erano sicuramente il pane quotidiano dei pastori. Per una domanda marzulliana, in ambito di Muta, che sta facendo appunto il suo lavoro con le greggi, ma anche in ambito di branchi domestici, una forte presenza umana in termini di tempo, di consapevolezza, una presenza umana rilevante, è in grado di modificare gli schemi all'interno della muta di cani, del branco di cani, oppure loro comunque svolgono la loro vita di branco e poi arriva l'essere umano, oppure l'essere umano può intervenire all'interno degli schemi di branco? Tipo, una presenza umana fa sì che che gli altri maschi la riconoscono come la figura del capobranco, oppure loro comunque determinano un capobranco all'interno intraspecifico? I cani assolutamente all'interno della c'è sempre un capobranco vero intraspecifico, nel senso che c'è l'apprendimento culturale istintivo, la figura dell'uomo è la figura dell'uomo, è un qualcosa a parte. Io lo so che sarebbe bello dire che l'uomo è il capobranco e la famiglia, il gregge, no, in realtà no. In realtà i cani che sono cani riescono assolutamente ad individuare tra loro le figure del branco. Cani che sono cani vuol dire a cui non è stata levata la possibilità di avere un imprinting specifico che ti renda in qualche maniera consapevoli dell'appartenere a quella specie. Ci sei? Sei tornato? Sì. Io sì. Ogni animale quando nasce, nei primi momenti, e poi pian piano nei giorni successivi, acquisisce delle informazioni istintive di odori e di percezione dell'ambiente, e grazie
gli altri membri della famiglia, la mamma in primis e di intorno, acquisisce la consapevolezza di far parte di una specie, quindi di un gruppo particolare, biologicamente parlando. Quindi questo linguaggio viene in qualche linguaggio di odori, di movimenti volontari, viene in qualche maniera assunto dal cagnolino nei primi giorni e anche nei successivi mesi. Se al cane non è stata levata questa possibilità, e quindi è cane a tutti gli effetti, lui cercherà ovviamente linguaggi e risposte istintive nei comportamenti dei membri della sua stessa specie. Fondamentalmente l'uomo è un qualcosa di più a cui naturalmente è legato, ma che sa che è un uomo. Ovviamente se si stacca il cucciolo prima del mese di età, ovviamente i rapporti con gli altri cani sono molto limitati, perché il cane non ha potuto assumere tutte quelle informazioni dal gruppo di appartenenza, dalla cucciolata, e quindi in qualche maniera il rapporto con l'uomo è differente, ma in due eccezioni. L'accezione del termine positiva è che ovviamente il cane sarà più legato all'uomo, l'accezione del termine più negativa è che tratterà l'uomo con suo simile, e se ci trovassimo in presenza di un cane di questo tipo, un maremmano abruzzese, o cani ovviamente ancora più atavici, come un Asia centrale, come un Kangal, come un Caucaso, sarebbe veramente grave, perché a quel punto il maschio intorno ai 3 anni potrebbe avere delle rimostranze di dominanza eventuale nei confronti dell'uomo, che a quel punto interpreta come un suo simile, che quindi può attaccare, perché la gerarchia e la competizione è anche con l'uomo. In realtà l'uomo dovrebbe essere un qualcosa di differente in questi cani, cioè nel senso l'uomo è il super dio in terra a cui non deve essere devoto, ma anche che in qualche maniera deve rispettare, perché in qualche maniera ha linguaggi differenti e che con, non dico amore, ma per il cane l'amore è anche in qualche maniera il poter vivere insieme per poter essere utile insieme all'uomo e poi avere la sua ricompensa, ecco. Quindi no, l'uomo interviene, può intervenire, ma se lo fa in maniera, come dire, radicale, alternandosi o sostituendosi a quello che il cane dovrebbe, agli istinti, alle conoscenze del cane dovrebbe acquisire nei primi mesi, fa il male del cane. Che c'era su YouTube, fatemi saltare dall'altra parte. C'è Mimo Colaci, te ne faccio due. Una è proprio di Antonia Tondi. C'è Antonia che ci chiede se il capobranco è sempre un maschio, e poi c'è Mimo Colaci invece che ci dice: buonasera a tutti, buonasera Dario, volevo sapere, una cucciola di maremmano, vivo nel Salento, l'estate sarà un problema per la mia Joy per il caldo, quindi se il maremmano è un cane che soffre situazioni calde e se il capobranco è sempre un maschio. Queste sono le due domande che ci arrivano da YouTube. Allora, il capobranco, i grossi maschi hanno sempre, comunque sì, nella maggior parte dei casi hanno leadership, perché sono più forti, perché riescono ad avere accesso al cibo prima. È divertente molto spesso vedere quando le femmine sono in calore, come effettivamente soltanto in quei momenti in qualche maniera i maschi, i grossi maschi cedono la leadership alle femmine, ma è un po', come dire, forzata la situazione. In quei momenti le femmine possono sembrare dei capobranchi, in realtà non è così, per una questione di dinamiche di forza il capobranco tendenzialmente è sempre il maschio, semplicemente perché c'è proprio un ruolo di branco, cioè il genere è importante nella specie canina, quindi tendenzialmente il maschio ha sempre un ruolo di forza più importante, e nella specie canina la forza, come dire, è una componente, la forza fisica è una componente importante, quindi il maschio normalmente è sempre ovviamente il capobranco, e lì dove non sono presenti i maschi, le femmine non... Diciamo che non ho mai ad oggi conosciuto nessun branco, nessuna muta di cani da lavoro composto soltanto da femmine, questo lo posso sicuramente dire, perché le femmine hanno anche un po' più paura mediamente del predatore, e quindi poi comunque c'è bisogno del gruppo. Il gruppo è formato da maschi e da femmine. E per quanto riguarda la femmina, no, non soffre. Io ho dato cani in Texas, il cane appunto, come ho detto, è abituato proprio, cioè si è adattato a questa situazione di cambiamenti climatici, per cui ovviamente la sostituzione
del mantello o la modifica strutturale con la presenza del sottopelo, la perdita del sottopelo, l'alternarsi del come dire, la caduta dei bulbi piliferi vecchi con cadenza regolare ne fa sì che in pratica lì dove c'è il caldo prolungato il cane perda il proprio sottopelo, rimanga col pelo di copertura e la successione, l'alternanza potrebbe anche arrestarsi se c'è troppo caldo, quindi il cane si sa naturalmente adattare anche direttamente il soggetto singolo al clima che in qualche maniera gli impone una determinata presenza di pelo. Ho sportato cani, appunto, è palese che ho sportato cani in Texas e i cani mediamente mantengono un pelo particolarmente corto, pur discendendo da genetiche di cani molto molto con pelo molto ricco. Cani invece dati in Inghilterra dove l'ambiente è molto molto umido hanno un pelo estremamente ricco e tantissimo sottopelo, perché l'umidità stimola più la produzione e la densità di pelo addirittura rispetto a posti di popolo in Nord Europa, in cui paradossalmente col freddo uno penserebbe che il cane o in montagna debba mettere su un pelo ancora più ricco. È l'umidità che tendenzialmente stimola la produzione di pelo. Ok, allora io vi ricordo che già durante la diretta potete lasciare un like al contenuto se vi sta piacendo, ovviamente se vi iscrivete al canale nel caso di YouTube o alla pagina nel caso di Facebook potete già ricevere tutte le notifiche dei prossimi video di Mare Mano Abruzzese TV, quindi se non l'avete fatto fatelo, quindi iscrivetevi e piacete il video. Vi ricordo anche di non fare le domande per l'ultimo momento perché sennò chiudiamo e poi non abbiamo tempo di rispondere, quindi stiamo andando verso la chiusura. Nell'attesa delle vostre domande resterei in ambito marzulliano e ti direi: dottor Dario Capogrosso, si faccia una domanda e si dia una risposta sull'argomento possibilmente. Bellissimo. certo. Allora, niente, tutto questo appunto per dire che questo cane, di cui parleremo approfonditamente da Mare Mano Abruzzese TV nei prossimi... Si faccia una... Sto conducendo, per cortesia. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Poi argomenta. Un attimo. Va bene, allora può argomentare prima intanto che pensa alla domanda da farsi. Vuol dire che non è preparato, no? Ovviamente. Quindi, che conduttore, no. Mamma mia. È veramente un cane dalle origini abruzzesi? Ahia, qua andiamo sull'impegnativo. Ebbene sì, semplicemente perché appunto pensando all'orografia della penisola che ha una presenza di un Appennino che parte appunto dalle Alpi Marittime, quindi dal nord-ovest fino al sud-est, fino ad arrivare appunto, cioè fin dalle Marche non è presente un'orografia tale da permettere una grossa e massiccia presenza di allevamenti di pecore, e questo è un cane da pecora, e le pecore e l'orografia italiana con le sue grandi conche di Sulmona, di Rieti, comunque abruzzesi ma esaziali, che permettono un grande numero di capi, appunto la sostenibilità dell'avvento di un grande numero di cani di capi in maniera naturale, è soltanto tipicamente abruzzese, molisana e laziale, per cui lì si è creata e si è sviluppata la razza, per cui il cane ovviamente è veramente un cane che ha le sue origini in quei luoghi. Il cane da pecora abruzzese, chiamato pastore maremmano abruzzese. Va bene. Dario, andiamo verso la fine della diretta. Ti eri preparato qualche altro argomento che ci tenevi a far emergere rispetto alla questione pastore maremmano abruzzese e transumanza? O pensi che abbiamo un po'...
toccato io tutti i direi, ecco, punti volevo della. parlare. Potremmo parlare appunto della transumanza, che ovviamente è un fenomeno non soltanto italiano, ma è presente in tutta Europa, anche in Asia centrale, oppure in altri posti in cui vi è uno spostamento delle greggi ed uno spostamento naturale. È l'unico vero modo economico che in passato esisteva, di dove non era possibile la fienagione, per poter far sopravvivere le greggi e quindi mantenere la proprietà viva per appunto per il pastore. E prima, diciamo, in passato o si era pastori, o si era soldati, o si era aristocratici, quindi nel senso o artigiani, ma insomma, diciamo, in maniera minoritaria. Per cui la transumanza e tutta l'economia della transumanza pochi anni fa è diventato patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quindi diciamo che, visto che tutte le civiltà italiane, tutte le civiltà del mondo, è vero che spariscono molto spesso anche non in maniera no, o meglio, le città si modificano, ma non spariscono. C'è un'alternanza molto spesso generazionale in cui vengono modificate in maniera lieve, in cui non ci si accorge. Molto spesso ci sono dei salti, no? Come dal dopoguerra ad oggi, in cui parrebbe che tutto il passato possa essere cancellato. In realtà non è così. Io credo tanto nelle origini e credo tanto che noi siamo quello che siamo, noi italiani, ma comunque ogni paese ha la propria storia, come sommatoria delle, come dire, delle culture di cui, dal passato fino alle nostre giorni, quindi noi siamo anche figli di quello, quindi è sempre stato lasciato un solco. E la cultura della transumanza, la cultura economica della transumanza, ha lasciato assolutamente un segno tangibile della sua presenza, e in questo caso lo troviamo nel cane. Quindi in qualche maniera io sono orgoglioso di allevare anche il cane che allevo e di scoprire, grazie a esso, quelli che sono i valori di un'Italia che fu, e di esportarla nel mondo assieme ai propri valori. Quindi questo ci tengo, e con questo, come dire, riconoscimento del valore della transumanza come bene immateriale dell'UNESCO, io penso che sia stato fatto assolutamente quello che doveva essere fatto per dare valore al nostro passato storico. Allora, sono due domande. C'è Paola Zanzi che ci chiede, innanzitutto ringrazia per queste dirette, dice: abbiamo due femmine di PMA, sorelle, a guardiania di un gregge di capre. Ci troviamo un po' in difficoltà col pascolo libero itinerante, perché una delle due tende ad andare aggressiva verso i passanti. Consigli su qualche esercizio da fare con lei per abituarla? Allora, diciamo che un attimino fuori tema e fuori focus, ma potremmo prendere questa domanda per eventualmente appunto un nuovo argomento, una prossima diretta. Non devi fare esercizi, o meglio, nel senso che in questa domanda si evincono alcuni vizi di comportamento, appunto di gestione di quello che state facendo. Magari eventualmente mi potete mandare un messaggio privato e cercherò di rispondere privatamente o direttamente sul posto. Ecco, magari domani posso cercare di dare una risposta un po' più argomentata, ecco, mettiamola così. Arianna Fiorenzato ti chiede: è possibile partecipare ad una mini transumanza con il nostro cane? Chiedo troppo, pensate di organizzare? E dici, Allora, Dario. sarebbe bellissimo, si fa già. Ma non noi non lo facciamo, nel senso, poi la mini transumanza vuol dire tutto e niente. Poi ricordiamoci che per transumare c'è bisogno appunto di un gregge ampio, di permessi, ecco, noi non lo facciamo, ma sicuramente se cerchi in giro per l'Italia, assolutamente ci sono delle oggi penso è da un'ora che sto cercando la parola corretta, rievocazioni storiche o qualcosa del genere potrebbe essere, delle transumanze, e quindi in qualche maniera quelle situazioni si può fare. È difficile che tu possa chiedere a qualche pastore di unirti a lui, perché normalmente comunque sia, non è semplice di per sé, non è un qualcosa di divertente, qualcosa di appassionante, ma molto molto difficile, anche perché bisogna passare all'interno di zone coltivate, di strade, quindi c'è bisogno di cani che conducano anche gregge, e nel nord appunto veniva utilizzato il pastore bergamasco per questo.
nel meridione tendenzialmente erano meno i campi coltivati in tantissime zone, per cui non c'era bisogno di tanta attenzione su questo. C'erano dei tratturi, dei regi tratturi, strade, autostrade verdi che portavano su questi percorsi inizialmente creati per utilizzi e per consuetudini millenarie, che poi effettivamente sono unite a quelli che erano i percorsi, i regi tratturi, i tratturelli che gli aragonesi avevano istituito in tutta l'Italia, in tutto il Regno di Sicilia, quindi nell'Italia centro-meridionale. Va bene. Dario, è stato super interessante. Hai già un'idea per l'argomento della prossima diretta? Li lasciamo un po' friggere, glielo comunichiamo. Ma sì, io vorrei farlo, ecco, il prossimo vorrei fare meno tecnico e più, come dire, sul pezzo, sui possessori cani, quindi ecco, magari dare più consigli e poi magari possiamo alternare, come dire, argomentazioni più tecniche ad argomentazioni, come dire, più a tutorial, ecco, per aiutare i possessori già di cani di pastori maremmano abruzzesi. Questa è l'idea della Assolutamente, Maremmano TV. assolutamente, Dario. E poi ecco, una genialata, una star del web, professor Barbero, storico, ecco, lui potremmo magari con i potenti mezzi della Maremmano TV, potremmo in qualche maniera chiedergli di farci da ospite e parlarci di transumanza, magari tra un anno, quando diventeremo famosi. Chissà, chissà, vabbè, lui sarebbe divertente, eh? Però, Sarebbe diciamo che bellissimo, sarebbe bellissimo. lui è una star. Bisognerà corteggiarlo, iniziare a No, possiamo corteggiarlo farlo. e probabilmente a mettervi anche qualche fondo per finanziare l'impresa. Possiamo raccogliere firme, ma potremmo iniziare, sarebbe bello. Va bene, va bene. Allora io saluto e ringrazio tutte le persone che sono state con noi qui su Facebook e anche chi si è stato con noi su YouTube. Vi ricordo che se ancora non siete iscritti al canale di farlo immediatamente. Tutti questi contenuti poi qua saranno anche caricati, li potete trovare anche successivamente, più facilmente, credo, su YouTube, ma resteranno anche sulla pagina di Facebook del Pastore Transumante, l'allevamento di Dario Capogrosso. Dario, grazie e buonanotte. Grazie a te Davide e grazie a tutti quelli che ci hanno in qualche maniera concesso i loro minuti.